gioco ha una storia abbastanza recente. Verso la fine degli anni 30 il borgo si popolò, tanto che Mussolini lo destinò ad essere uno dei centri per confinati politici e prigionieri di guerra. Negli anni 50 si stabilirono anche alcuni agricoltori, che in seguito alla riforma agraria e alla bonifica dei terreni iniziarono le loro attività agroalimentari. Borgo Casinello diventò quindi un centro molto sviluppato, grazie all'arrivo di forestieri provenienti dai paesi vicini. In seguito all'incremento della popolazione, anni 60-80, si costruì una scuola e si edificò una chiesetta dedicata a Sant'Anna, patrona del borgo. Verso la fine degli anni 90, Borgo Casinello vide una sostanziale diminuzione dei suoi abitanti.